Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video dell'estate di Filosofia Politica. Oggi è una diretta, il motivo della diretta è perché ci sono qualche problemi tecnici oggi con Facebook, nel senso che ho fatto un video prima ma non so come mai l'ha preso solo un minuto e poi anche in questo momento sono spariti anche i sondaggi, i risultati dei sondaggi che abbiamo fatto, quindi ci sono un po' dei problemi tecnici che gli amici di Facebook sicuramente stanno risolvendo. Comunque c'è la diretta, spero, tra l'altro anche gli altri video bene o male erano in diretta, soltanto che li ho pubblicati dopo. Oggi è il penultimo video di questa serie di video e oggi si parlerà di Milano. E secondo me è un modo anche per mettere a terra quello che si è detto nei giorni scorsi. Questi sono video che sono di introduzione alla scuola di formazione politica che si farà a fine settembre e riprenderà questi concetti, e ci saranno tanti protagonisti della politica, della cultura e del mondo intellettuale che li tratteranno in modo anche più concreto. Comunque invito tutti quelli che vogliono svolgere un ruolo di impatto sulla società a fare questa scuola. Il centro di tutto è appunto la filosofia politica, perché a nostro avviso quello che si è perso nella politica è proprio il concetto filosofico, cioè quello dell'interrogarsi su le cause e soprattutto sul fine del fare politica. Abbiamo visto, prima di parlare Milano, anzi ricollegando Milano con quello che si è detto negli scorsi video, si è visto sostanzialmente, tanti mi hanno detto ma perché ce l'hai così coi politici? In realtà, come ho detto nei video, io dico che a differenza degli altri mestieri, il politico tendenzialmente, soprattutto nella nostra epoca, non svolge bene il suo mestiere, sostanzialmente per questo motivo. Allora, innanzitutto il suo mestiere dovrebbe essere, secondo i termini classici, chi fa politica dovrebbe occuparsi di gestire la società, cioè di organizzare la società e la comunità in modo da creare l'ambiente ottimale per rendere le persone più felici. No, questo è il concetto classico aristotelico, ma è la stessa cosa che poi dice anche Machiavelli quando dice che il principe deve strumentalizzare tutto pur di rendere felici i suoi sudditi. E perché questo non avviene? Cioè perché il politico non riesce a fare politica? Sostanzialmente per due ragioni. La prima, che è quella spesso analizzata dai politologi, che il vero problema non è che i politici sono peggiori delle persone, anzi di solito sono, c'è chi dice lo specchio della società, c'è chi dice che, e io credo in quelli, che tendenzialmente siano meglio, no, del resto, meglio se non altro perché si occupano di fare quel mestiere, quindi per fare quel mestiere sono persone che tendenzialmente sono quelle che teoricamente in parte dovrebbero essere più adatte, però è un dato di fatto che difficilmente riescono a creare un ambiente ottimale nella società per rendere le persone felici, quindi tendenzialmente non riescono a fare bene il loro mestiere. Perché? La prima ragione è conscia, cioè nel senso che il vero problema è che pochi politici consciamente, quando fanno le cose, hanno come priorità quella del benessere dei cittadini. Questo sia per un problema di confusione, cioè di confusione su quelli che sono i fini, cioè se voi chiedete a chi fa politica perché fa politica probabilmente riceverete 100 risposte, però il vero problema è che chi fa politica è un dato di fatto che spesso abbia altre priorità, una confusione di fini e debba rispondere a delle priorità differenti rispetto a quelle del pensare al benessere dei cittadini, no? Che può essere quello del ottenere un consenso piuttosto che ottenere il proprio potere o essere funzione della sua parte politica. Però quindi c'è un motivo non cosciente, cioè i politici magari sono bravi, però rispondono a dei poteri differenti, o meglio delle priorità differenti rispetto a quello del pensare al benessere dei cittadini, e questa è un'opinione che tra l'altro condivido. E il secondo aspetto invece è inconscio, cioè abbiamo visto come in una visione classica dell'essere umano non si può ridurre l'essere umano alla sua razionalità, all'io cosciente, ma bisogna considerare tutto l'essere umano, no? Che è quello che fa dire a tutti i saggi che l'obiettivo della vita è quella del far luce su se stessi, conosci te stesso. Perché il conosci te stesso? Perché noi abbiamo una parte, ormai tutti dicono dominante, di inconscio, e in questo inconscio abbiamo visto come ci sono sia i cosiddetti mostri di Freud, cioè qualcosa che ci porta fuori dalla nostra strada, che io ho definito in modo abbastanza banale, complessi, e dall'altro lato c'è anche però la nostra grande ricchezza, cioè chi la chiama intenzionalità di natura, chi in sé, chi anima, ognuno la chiama, che è quello che è il nostro scrigno da aprire per conoscere noi stessi.
E quindi, tornando al politico, oltre al conscio del fatto che non fa bene il suo mestiere perché risponde spesso a delle priorità differenti rispetto a quelle del pensare al benessere dei cittadini, il secondo aspetto è quell'inconscio, cioè abbiamo visto come spesso oggi il potere viene dato dal consenso, no? Nelle democrazie, come diceva tra l'altro Le Bon, è il motore, la benzina per poter fare politica, però abbiamo visto come dal punto di vista proprio psicologico il consenso spesso è un rinforzo alla dinamica complessuale dell'individuo, cioè spesso è lo stesso tipo di relazione che si ha nei confronti del consenso è molto simile a quella che si ha con l'adulto di riferimento nel momento in cui nella prima infanzia si generano i complessi per una eterodirezione. E quindi, fuori di metafora, il problema è che molti politici, purtroppo inconsciamente, hanno una relazione con il consenso che è di tipo complessuale. E abbiamo visto alcuni esempi negli scorsi video. Tipo complessuale cosa significa? In ultima analisi, il complesso ha una caratteristica: prima o poi sfocia nell'autosabotaggio. Perché? Perché non è parte della nostra natura, è la caratteristica complesso. E quindi lo si vede che tutti i principali governanti che magari erano anche mossi a fin di bene, alla fine vi verrà in mente chiunque, gli ultimi 10 anni, soprattutto quelli che sembravano avere la palla per cambiare le cose, e alla fine hanno fallito perché non sono riusciti a cambiare le cose come volevano e sono caduti loro, cioè sono precipitati, no? Che è la caratteristica principe del complesso. Quindi questo non per dire dobbiamo essere ossessionati da dinamiche psicologiche, ma perché dobbiamo considerare soprattutto chi vuole avere una responsabilità di impatto nella vita delle persone, perché politica significa incidere nella vita delle persone. E quindi occorre interrogarsi sull'aspetto filosofico, cioè sulla volontà, quali sono i fini della politica che vogliamo fare, e soprattutto anche avere una confidenza del fatto che c'è una parte di noi che è inconscia, e quindi occhio che noi possiamo perseguire con la nostra più buona volontà questi fini, ma se i complessi ci portano fuori strada, alla fine, come ho detto ieri, uno esce per prendere il latte, però la vita è fatta di gente che poi torna a casa e il latte non l'ha preso. Quindi questo si può dire un breve riassunto degli altri video. Che ci azzecca Milano? Perché ci azzecca Milano? Perché come ho detto, qualcosa di concreto. Partiamo invece dall'aspetto positivo che abbiamo visto ad esempio nel video di ieri sulla buona politica. Sostanzialmente per fare buona politica occorrono, secondo quella che è la tradizione classica, due elementi abbiamo messo in luce, se non altro come la intendo io. Buona politica significa per fare in modo che la politica ritorni a essere quella che è la sua, diciamo, fine, quello che è il suo fine ontologico, cioè politeia, cioè come la intendeva Aristotele, cioè la costituzione, l'organizzazione ottimale perché le persone possano essere felici, che poi è lo stesso principio classico dei sovrani mesopotamici, no? Che dicevano che il vero governante deve creare il giardino, cioè il giardino che produca i frutti, le piante con i frutti ideali. Le due condizioni perché si possa fare politica sono sostanzialmente, la prima è quella, appunto anche in questo caso mi riallaccio a tutti i classici, quella del fatto che del principe filosofo, cioè dei governanti filosofi, come diceva nella Repubblica di Platone. È importante questo concetto. Cosa vuol dire filosofo? Filosofo è esattamente come lo intendeva Tommaso poi d'Aquino, che diceva che sostanzialmente il governante deve essere soprattutto un uomo di scienza e di virtù. Oppure Lao Tse, quando diceva che il principe deve essere il saggio, che è quello che ha imparato a governare se stesso. E questo è il concetto di filosofo, cioè il filosofo è esattamente come nell'uomo di business, no? Chi è che arriva il bravo imprenditore è quello che inizia con la sua attività e mano a mano, grazie alla sua capacità di creare ricchezza, produrre valore, strumentalizzando i vari mezzi, amplia il suo spazio vitale e la sua azienda diventa sempre più grande. Dal punto di vista politico la stessa cosa deve accadere per il cosiddetto principe filosofo, se lo si intende in questo modo, cioè il governante ideale è uno che ha preso confidenza con se stesso, è diventato tra virgolette padrone di se stesso nelle sue dinamiche complessuali e quelle invece positive, e questo lo dimostra in una vita riuscita da illuminato, tra virgolette, come dicevano tutti anche questi grandi, cioè diceva Lao Tse, la differenza fra il saggio e l'illuminato è che poi l'illuminato è quello che fa luce sulla sua interiorità, quello che ha come fine è quello del non strumentalizzare la realtà in nome a determinati fini, ma usarla come specchio.
Quindi in questo senso riallacciamo a la prima cosa, riportiamo il filosofo non come intellettuale, ma come persona che ha una confidenza sulla sua interiorità e soprattutto una corrispondenza su quelli che sono i suoi fini esistenziali con quelli che sono i suoi interiori. Soprattutto sulla confidenza in che cosa? Sul fatto che ci deve essere una passione sincera su quello che è l'obiettivo, anche in questo caso riprendo Aristotele, quello dell'obiettivo esistenziale del fornire, contribuire al benessere degli altri, no? Aristotele aveva detto che l'uomo, o qualunque essere umano, è riuscito se sviluppa la sua parte privata, i suoi interessi personali, ma sviluppa anche, cioè contribuisce al benessere degli altri. Non ci può essere realizzazione individuale se non c'è un contributo positivo alla tua comunità. Quindi deve essere proprio per questo il filosofo, cioè uno che ha consapevolezza che fare il bene degli altri è coerente con la propria natura. È importante cosa vuol dire bene, e qua mi rivolgo soprattutto a tutti i genitori, cioè esattamente come qualunque processo formativo e di sviluppo, a che cosa è finalizzato? E questo è il secondo punto. È finalizzata a che cosa? Non ad assecondare la volontà del bambino, perché se il processo di sviluppo di qualunque tipo di educazione, del maestro con lo studente o del genitore col figlio, vedete quello che volete, se fosse assecondare la volontà, come avviene ad esempio oggi con la politica del consenso, ci sarebbe, nessuno di noi andrebbe in bicicletta, no? Perché alla prima caduta piangiamo, basta, non andiamo più, nessuno di noi saprebbe nuotare, nessuno di noi avrebbe studiato, perché studiare era un sacrificio. E lo sa bene quindi ogni maestro, ogni genitore, che non deve assecondare la volontà, ma deve assecondare che cosa? L'autonomia. Cioè ogni percorso di sviluppo è un percorso, se ci pensiamo, che è finalizzato a dare autonomia all'oggetto dello sviluppo, no? Che in questo caso abbiamo detto il bambino, lo studente, ma vale anche in tutta la natura, no? Cioè il mamma tigre con i suoi cuccioli fa in modo che i cuccioli possano diventare autonomi. Ripeto, autonomia che è di pensiero, e se ci pensate, tutto il percorso formativo e di sviluppo, sia nel rapporto maestro-studente che nel rapporto dei genitori, è finalizzato all'autonomia. Cioè vado in bicicletta perché sono più autonomo, vado in nuoto perché è un'autonomia, posso fare di più, studio perché acquisisco la mia autonomia, e così via. Questo è il fine, che è lo stesso fine ad esempio non solo della cultura, non solo dell'economia che abbiamo visto. L'economia sana è un'economia in cui le parti rimangono autonome, che è lo scambio, no? Cioè io pago per ottenere in cambio qualcosa che per me è un valore superiore. Chi riceve i soldi rimane autonomo, io rimango autonomo, tutti e due siamo contenti perché abbiamo ricevuto qualcosa in più. Che è quello che diceva Aristotele invece del caso dell'economia monetaria, proprio perché invece crea un rapporto di reciproca dipendenza, o meglio, di dipendenza unilaterale, cioè il debitore, cioè se io do dei soldi per avere più soldi, cioè li do in prestito, il debitore alla fine rischia di entrare in dipendenza nei confronti del creditore. Quindi l'obiettivo anche di un'economia sana è quella accrescere, portare e produrre la creazione del valore, e lo si ottiene con persone autonome. Autonomia, lo ribadisco anche qua, non significa ognuno si fa i fatti suoi, ma è proprio l'opposto, cioè l'autonomia è l'individuo entra in società, però non entra da oggetto passivo della società, ma entra da soggetto attivo, che significa che cosa? Che è movente. L'autonomia significa avere un proprio movente interiore, che però per definizione ha questa caratteristica: agire nel metabolismo per rinforzare la propria identità, però anche, come diceva anche in questo caso Aristotele, ma anche tutti gli altri, l'autonomia è caratterizzata dal rinforzo dell'identità, dove l'identità è sia la propria individuazione, ma sia l'essere parte di un insieme più grande. Abbiamo parlato come ciò che unisce tutti i viventi è il fatto di avere delle cellule. Le cellule sono un simbolo di autonomia, no? Perché sono mosse da una loro legge interiore che le fa metabolizzare l'esterno con ingredienti. Manca cultura e buona educazione. Boh, educazione non mi sembra di parlare molto. Ah no, in generale, è vero ragazzi, è vero. Manca cultura e buona educazione, proprio quello. E meno superficialità, adesso parlo, Olga, se dici a me, purtroppo questi video sono per forza superficiali, perché mi piacerebbe approfondire ogni singolo concetto, però il mezzo purtroppo non lo consente, non ha neanche senso. Poi se volete approfondire ci sarà poi la scuola e si potrà approfondire. Comunque
È vero, deve essere un idealista saggio, è proprio quello il discorso. Scusate, sto parlando, ma mi sembra proprio giusto, cioè mi piace i commenti che avete, che state facendo. Comunque, tornando a noi, il concetto di autonomia ha questa caratteristica, si basa su un principio naturale che è quello della cellula che è sia autonoma, cioè interagisce con il metabolismo, cioè metabolizza, cioè ottiene l'energia per poter crescere dall'ambiente, però al tempo stesso la cellula ha senso perché è parte di un organismo, così come l'albero è sia albero ma è anche parte di un bosco. E quindi il concetto dell'autonomia, così come l'essere umano, come diceva Aristotele, ha senso sia come individuo ma come anche parte di una comunità. Per quindi la buona politica deve avere cosiddetti dei governanti filosofi, che non significa intellettuali ma significa persone che hanno confidenza nell'obiettivo del fare politica e un minimo di padronanza con se stessi, con le proprie dinamiche, soprattutto complessuali, e dall'altro lato ci deve essere quello della avere in mente che l'obiettivo per rendere felici le persone bisogna renderle autonome, che è rinforzare la loro identità, cioè creare le condizioni, non significa creare lo stato etico o qualcosa che ti indirizza, ma semplicemente, come diceva Tao, l'opposto, cioè non avere paura di lasciare liberi, perché ognuno è parte anche di un insieme più grande. E poi, come abbiamo visto ieri, Lao Tse diceva che più togli obblighi e imposizioni e più ti fidi dei cittadini, più ti ripagano con la responsabilità e loro stessi diventano felici. Quindi è un altro modo di fare politica. Qui finalmente arriviamo a Milano, ho fatto una premessa molto lunga, ma perché Milano? Perché bisogna metterle a terra queste cose, perché sennò giustamente molti di voi potete dire questi sono bellissimi concetti molto astratti. E veniamo a Milano. Milano, lo dico, adesso faccio l'outing da parte anche di tutto il nostro gruppo. Tanti ci chiedono, ma perché fate politica, scendete in campo, volete fare il partito, eccetera. Sono cose che se mi seguite avete capito che non ci interessano tanto. Però al tempo stesso ci interesserebbe molto poter contribuire a una buona politica. Allora, le condizioni sono, adesso faccio l'outing del tipo, la risposta è se, non è sì o no, ma è se. Cioè, quali potrebbero essere le condizioni che ci possano portare noi del gruppo di Vivaio e con Milano Città State in particolare a impegnarci in prima persona? Le condizioni sono sostanzialmente quelle del... ci devono essere due condizioni per fare un'altra, terza condizione. La prima condizione per fare politica è quella del fatto che occorre un parto dal fine. Cioè il fine deve essere quello che è il concetto di Milano Città Stato, che il concetto di Milano Città Stato non è semplicemente una riforma amministrativa per dare più autonomia di Milano, ma è partendo da Milano, perché devi partire da qualche parte, partendo da Milano, creare una sorta di laboratorio, perché l'unico modo per rifondare la nostra politica in Italia, ma direi anche in Europa, rispetto a questo modello verticistico e si può dire razionalistico della politica, ed etero diretto, perché i veri poteri in realtà sono altri rispetto a fare bene il proprio mestiere per il benessere dei cittadini. L'unico altro modo è quello di ripartire dal concetto dell'autonomia, autonomia ad ogni livello, cioè il fatto del dire, innanzitutto riprendendo la nostra tradizione, cioè la grandezza dell'Italia, non solo di Milano, è data proprio dal fatto che si sono sviluppate delle città che sono diventate spesso città-stato, che si sono diffuse e rese grandi nel mondo, grazie alla loro autonomia. Cioè grazie alla loro capacità di rinforzare la propria identità, sviluppare le proprie eccellenze, e la grandezza storica dell'Italia è data da questa sommatoria di autonomie. Cioè la grandiosità dell'Italia è stata quella del aver dato luogo, spazio a delle città che si sono rese grandi nel mondo. Che poi è la stessa cosa dell'Europa, cioè se pensiamo l'Europa prima di questo dominio dei grandi stati nazionali, la forza dell'Europa è stata l'evoluzione dell'impero romano, del Sacro Romano Impero. Che cos'era il Sacro Romano Impero? Era anche in questo caso il trionfo dell'autonomia, e lo si vede perché l'Europa è la terra della diversità. E allora che senso ha creare un sistema super gerarchico, sovranaturale, omologante, nel luogo che invece è l'opposto, perché è sempre stato il grande trionfo dell'autonomia? Però, come detto, per evitare di stare qui a tanto chiacchierare, occorre farlo, ma con grande serietà, dire partiamo da Milano, facciamo che è il laboratorio di autonomia, dimostriamo che perfino il singolo municipio, se lo si responsabilizza, gli si dà le risorse, lo si misura sui risultati, può essere fautore di identità di luogo, ma di rinforzo per tutta la città.
la singola persona, la singola impresa, renderla autonoma significa dare consapevolezza che così come una persona non può che essere riuscita se non contribuisce al benessere degli altri, anche le aziende del territorio devono capire che non possono inaridire il territorio, ma la riuscita esistenziale ed economica di un'azienda passa attraverso la creazione di valore che produce anche per il territorio e così via. La cultura deve tornare ad essere una coltivazione per favorire l'autonomia individuale, che in questo caso è un'autonomia di pensiero. Solo persone che hanno un'autonomia di pensiero possono dare un contributo attivo alla cultura. La stessa economia deve essere finalizzata alla creazione del valore per rendere le parti, tutte le parti, che continuino ad essere autonome, non può essere basata su una dipendenza di una parte rispetto all'altra. E quindi, tornando però alla politica, quali sono le due condizioni? Allora, la premessa è che siamo tutti uniti per dire facciamo una stagione costituente, cioè costituente, mostriamo che da Milano si può partire un modello di autonomia che possa poi essere replicato con successo e con forza nel resto d'Italia e la mia ambizione anche nel resto d'Europa. Ma per farlo occorrono due condizioni che direte sono impossibili, è vero, magari sono impossibili ed è la risposta del se, cioè in quel caso continuerò a fare quello che amo di più, occuparmi dell'aspetto filosofico della politica. Però se accadono, che cosa le due condizioni? Le due condizioni sono quelle dell'aprire una stagione costituente mirata alla autonomia della città, non solo in termini amministrativi, ma proprio come modello rifondante, no? Far vedere che funziona quello che sto dicendo, che l'autonomia è motore di sviluppo, oltre che di eccellenza, e la dimostrazione è tutta la storia, oltre che l'esempio che abbiamo davanti agli occhi della natura. Le due condizioni però devono essere che non ci può essere, come detto, un'eterodirezione di questo progetto, cioè dobbiamo dire perché una stagione costituente, forse la stagione più affascinante della storia repubblica è stata proprio la costituente, no? Dopo la fine della guerra mondiale, quando tutte le forze si sono unite e hanno partorito un prodotto comune che è stata la Costituzione, probabilmente il progetto intellettualmente più edificante della nostra politica, quindi non c'erano parti, o meglio c'erano delle parti che hanno contribuito a un fine superiore. Qual fine superiore deve essere questo? Un laboratorio di autonomia per il paese, 5 anni in cui tutte le forze politiche del territorio più rappresentative decidono di dire basta, per 5 anni lavoriamo insieme, cioè niente elezioni uno contro l'altro, facciamo una costituente, se volete io e i nostri saremmo quelli che potrebbero far da garanti, perché noi siamo assolutamente trasversali, anzi non amiamo proprio la logica del partito, quindi finalizzati al progetto dell'autonomia, però si può fare solo se poi ci sono i politici veri del luogo, tutti uniti per dire facciamo qualcosa di storica, facciamo come la comune, cioè un qualcosa che vada oltre i partiti nel solo interesse, non solo della comunità di Milano, ma di Milano che torni a essere quello che è sempre stato. La sua forza è sempre stata quando è stata una luce, un'innovazione utile per il resto del paese. Cioè la garanzia che questo non può essere una roba secessionista è l'identità di Milano. Milano è una sommatoria di tutto il meglio delle identità locali, quindi non lo puoi togliere dal resto d'Italia, e al tempo stesso la forza di Milano è sempre stata quando Milano si è posta funzione del resto del paese, non l'ha mai fatto per i fatti suoi. E quindi prima condizione che le forze politiche decidano per questa illuminazione, facciamo questo esperimento, a Milano non si parla di partiti, cioè non siamo tutti uniti per questo fine, per questo progetto, non si fa campagna elettorale non solo per le elezioni ma per 5 anni, si lavora tutti umilmente, e io lo so che i milanesi di nascita o di scelta hanno questa caratteristica, che si sentono parte di una comunità al di là delle proprie idee, quindi uniti per fare questo, cioè come costituente, ma tutti uniti, non rosso, giallo, verde, uniti per questo progetto. E la seconda caratteristica deve essere che non solo le forze politiche, ma anche le forze più vitali, e direi in termini classici, filosofiche di ogni settore, si mettano in azione per fare questo rinnovamento. Cioè tutti quelli che hanno dimostrato nel loro mestiere, e che mi capiscono che sto parlando di questo, che è naturale nel proprio mestiere che il proprio successo e la propria felicità passa attraverso il benessere che tu porti all'altro. E quindi persone nell'ambito della cultura, del business, con gli imprenditori, perché ci sarà una stagione, ci attende una stagione dove devastante, che o ricominciamo a creare valore o se no non possiamo continuare a fare debito all'infinito. E per fare valore bisogna coinvolgere quegli imprenditori che questo valore lo sanno fare, ma non solo un valore monetario, un valore proprio di benessere. E quindi occorrono delle condizioni clamorosamente speciali
che mi fanno dire, probabilmente questa probabilmente sarà un'utopia, ma questa è una risposta, lo faccio adesso in questo video in diretta, almeno non è che devo poi contraddirmi. Questa è la risposta, se qualcuno, a quelli che mi dicono ma perché fate politica, vi volete candidare eccetera, la risposta è se le condizioni sono queste, un progetto serio da Milano per il paese, di rifondare tutto, concentrando tutto su un reale concetto di autonomia, perfino oltre rispetto a quello che comunque funziona nel mondo svizzero, cioè l'essere radicale delle autonomie, bisogna dimostrare che funziona qua. Per farlo occorre che ci siano tutte le forze politiche più importanti che sono unite e dicono: deponiamo l'ascia di guerra, per 5 anni si lavora su questo, perché è come veramente una guerra, adesso bisogna essere uniti, ma non è una guerra sanitaria, quella finirà, lo sappiamo, ma è economica e soprattutto di valori in crisi, e quindi una grande opportunità di rinascita. E poi anche le più forti persone ed espressioni della società milanese, anche in quel caso basta ragionare in termini corporativi, del io sono commerciante e sono a difesa dei commercianti, io sono un teatro, sono a difesa del teatro. Anche in questo caso benissimo, lo fai nel tuo mestiere, ma la dimensione politica è un'altra. La dimensione politica è quella dell'ampliare gli spazi a tutta la comunità, quindi io posso essere una persona che si occupa della mobilità, però se mi occupo per la comunità mi posso occupare del bene della comunità e a quel punto anche contraddire alcune delle cose che nel privato invece mi invitano a combattere. Quindi queste sono le condizioni, come detto mi sembrano condizioni quasi impossibili, però questo è un momento talmente impossibile che potrebbero anche verificarsi. Questo è quanto, è il penultimo video, l'ho fatto in diretta, spero che non sia, purtroppo sono andato molto lungo, però anche non avevo più il limite dei 15 minuti di Instagram, spero che riappaiano i nostri sondaggi che sono spariti sulla pagina Facebook, spero di essere stato chiaro, se qualcuno ha dei dubbi può scrivere nei commenti, perché sicuramente ci sta, che purtroppo anche il mezzo non mi consente di approfondire come vorrei certi aspetti, però spero di essere stato chiaro se non altro quali sono le nostre intenzioni. Quello che dico unisce tutti quelli che fanno parte del progetto Milano Città Stato, ormai siamo oltre un centinaio, tutte persone, e tra l'altro vi invito tutti quelli che vogliono alimentare la propria dimensione politica nella riuscita esistenziale, vi dico è un progetto che funziona, perché sono persone di tutti i partiti, tanti ci attaccano di essere uno o l'altro, ognuno ha le proprie idee, siamo rappresentati direi qualunque pensiero politico, eppure ci troviamo d'accordo in modo magnifico, perché mettiamo sempre come obiettivo il benessere di una città e tutti quanti intendiamo una città più autonoma, più responsabile, più funzionale al bene dell'Italia e soprattutto più protagonista a livello internazionale. Questo è, quindi tutti quelli che vogliono collaborare possono partecipare. Vi do appuntamento a domani, non so se farò la diretta o no, dipende anche da questo sistema che cosa mi consentirà di fare. Domani è l'ultimo giorno di questa bellissima estate di filosofia politica, che come detto è questa introduzione alla scuola che continuerà, poi ci sarà un percorso, e domani sarà anche, oltre che un momento per darci saluti, anche un momento anche di impegno. Vi darò tra virgolette i compiti per il prossimo autunno e soprattutto mi impegnerò io a fare i compiti, io e tutte le persone che ci stanno sostenendo. Vi ringrazio tutti quanti che mi avete seguito, ci vediamo domani, adesso condividerò questo video. Grazie a tutti, grazie per anche i messaggi che metterete.